Fratelli carissimi, buona domenica a tutti, con una parola stupenda che ci prende tutti in ciò che facciamo più spesso, perché Dio ci ama laddove noi siamo e dove siamo autogiustificandoci, esattamente come questo scriba che appare in questa domenica nel Vangelo. E ci giustifichiamo perché vorremmo con la legge stabilire come avere la vita eterna in eredità. Capite che questa è una contraddizione in termini? Perché l'eredità non è che uno se la deve guadagnare, l'eredità deriva dalla familiarità. Io sono figlio di mio padre muore, l'eredità mi spetta di diritto, a meno che mio padre non mi tolga l'eredità, no? È qualcosa che è naturale, non è che io voglio l'eredità di Agnelli, io voglio l'eredità di Berlusconi, non è così. E probabilmente lo scriba sapeva molto bene quello che stava chiedendo, ed era una trappola verso Gesù, esattamente come capita a noi di fare molto spesso, proprio per poter stare tranquilli e a posto. Lo scriba sapeva perfettamente che lo Shema è il cuore della fede di Israele, sapeva benissimo che nella scrittura, che Gesù gli mette davanti, al centro della scrittura c'è lo Shema, e sapeva perfettamente che è il tratto distintivo del popolo di Israele, l'unicità di Dio, il monoteismo, no? L'unico Dio da amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come se stessi. Questo è il cuore della legge. Fa questo e vivrai, fa questo e già c'è la vita eterna. Cioè, chi vive questo è figlio di Dio, quindi l'eredità gli appartiene di diritto. Se io, come il levita e come il sacerdote, sono convinto di, in qualche modo, sforzandomi, eccetera, di compiere la legge, allora chi è il mio prossimo? Cioè, che significa amare il prossimo? Perché quella è la pietra d'inciampo. Per Israele, tutto quello che non è Israele non è prossimo. La domanda di questo scriba è la stessa domanda che ci poniamo noi e che poniamo noi a Gesù Cristo per giustificarci, cioè per essere felice, per stare in pace, come faccio io a vivere e ad amare? Però io di fronte ho mia moglie, di fronte ho mio marito, di fronte ai miei figli, che cambiano ogni giorno, esattamente come cambio io, di fronte alle situazioni, di fronte alle difficoltà, di fronte alle sofferenze, i cambi di umore, i peccati. Allora, queste persone, dalle più vicine a quelle più lontane, sono mio prossimo? Cioè, se compiono la legge sono mio prossimo, se non la compiono, io ho bisogno di avere una regoletta, di avere una legge, di avere che stabilisca fino a dove io posso arrivare per stare in pace. Io voglio essere giustificato per non dover amare, pazientare, perdonare oltre un certo limite. Cioè, se questo mi ruba, se questo mi continua a fare del male, se mio marito mi tradisce, se i miei figli mi continuano a insultare, se non accettano quello che io dico, beh, c'è un limite, no? Che non si può superare. Cioè, c'è un limite superato il quale già tu cessi di essere il mio prossimo. E la domanda maliziosa e perversa di questo scriba c'era questo pensiero. E voleva mettere alla prova Gesù, perché per Israele non tutti erano prossimi. Il prossimo era quello della tua razza, quello del tuo popolo. Ma siccome Gesù andava a mangiare con pubblicani e prostitute, toccava i lebbrosi, cioè faceva gesti che rompevano questo schema, rompevano nelle fondamenta questa struttura religiosa, questa struttura giuridica su cui si fondava Israele. Ma le persone, per giustificarsi di fronte a quella follia d'amore che appariva nel rabbì di Nazareth, dovevano inchiodarlo e dovevano smentirlo e dovevano dimostrare a se stessi e al popolo che i suoi atteggiamenti, i suoi modi di fare, le sue parole contraddicevano la legge, la Torah. Adesso Cristo prende la Torah, prende il cuore della Torah su cui tutti erano d'accordo e dice: allora, che c'è scritto lì? Allora, unicità di Dio, Dio è unico, non ci sono tanti dei. Amore con tutto se stessi a Dio e amore con tutto se stessi al prossimo. Il prossimo chi è? È lì che si giocava tutto, come è lì che si gioca la relazione tra te e tuo marito, tra te e tua moglie. Lì si gioca ogni relazione tra fidanzato e fidanzata, tra fratelli, tra amici. Chi è il mio prossimo? Fino a che punto tu sei mio prossimo? E ho bisogno che qualcosa me lo dica e lo stabilisca. Il modo di parlare, i gesti di Gesù rompevano quel limite, quella linea rossa che Israele aveva tracciato intorno a se stessa come un confine. Questo determinava precarietà, instabilità. E non poteva essere, esattamente come non può essere per me e per te. Qui non si può fare un'tana libera a tutti, no? Cioè, chi oltrepassa quella linea deve pagare, cioè non posso io andare appresso alle follie degli altri. Per questo ho bisogno di leggi e leggine, regole, regolette, mappe dove potermi muovere
per sentirmi giustificato, per sentirmi a posto. Invece l'ultima frase del Signore nel Vangelo: va e fa tu lo stesso. Ma che cosa dobbiamo fare lo stesso? È lì che risiede un pochino il segreto di questa parola, il kerigma, la buona notizia che spesso noi prendiamo moralisticamente e non ci tocca per nulla. Questo Vangelo è una manna, è un balsamo meraviglioso su tutte le nostre relazioni conflittuali, difficili, sembrano lì delle spirali che non hanno fine, perché ma quello mi ha detto, ma quello non mi ha detto, ma io cosa devo fare? No, più di qua non vado, no, perché se no poi dopo se ne approfitta, no, perché dopo, no, perché quello, no, però ha parlato così, no, però pensava a quello, no, però voleva dire quello, no, però questo atteggiamento è insopportabile, eccetera, eccetera. Noi viviamo praticamente tutte le nostre relazioni dentro questo. Non solo quando litighiamo sono dei picchi, ma la buona notizia è proprio questa. Chi è il tuo prossimo? Rispondi a questa domanda, rispondiamo insieme a questa domanda. Chiedilo oggi ai tuoi figli, parla di questo Vangelo. Vediamo, chi è il tuo prossimo oggi? Perché nel Vangelo il prossimo è il Samaritano. E chi è il Samaritano? L'unico che mostra come si compie la legge. Lo Shema, il cuore della legge di Israele, nel nome della quale il Levita e il sacerdote non si sono avvicinati al disgraziato mezzo morto, perché proprio per compiere la legge non potevano avvicinarsi a un mezzo cadavere, sarebbero macchiati, si sarebbero sporcati, avrebbero perso la purezza rituale, e quindi il sacerdote che andava a Gerusalemme non poteva compiere e celebrare il culto, e così anche il Levita. Per cui nel nome della legge non si sono avvicinati, pur dandosi conto di questa persona. Invece questo samaritano si avvicina, perché per un ebreo un samaritano era già impuro, era un eretico. Per alcuni in Israele era meglio che i samaritani morissero, e guai a chi disseppelliva un samaritano, erano il peggio, erano dei cani, erano la feccia della feccia, eretici che avevano l'ardire di celebrare il culto lontano da Gerusalemme, dal centro del culto. Il brano di oggi è molto molto legato al Vangelo della Samaritana, perché Gesù vede in questa Samaritana tutti noi, la sposa infedele, la sposa eretica. Ma non ha paura di sporcarsi, non ha paura di parlare con una donna, prima cosa, scandalosa, e in più una donna eretica, una donna samaritana. Ma le dice la verità, tu hai 5 mariti, ma non solo, quello con cui stai oggi non è tuo marito, e questa è la realtà di tutti noi. Questa è la realtà di quell'uomo morto per la strada, l'uomo che era uscito da Gerusalemme, quindi un uomo che era uscito dalla comunione, un uomo che era uscito dalla intimità con Dio, l'uomo uscito dal paradiso, per questo preda del demonio, distrutto, graffiato, percosso, derubato, uno che non poteva fare assolutamente nulla, era mezzo morto. Un mezzo morto non può parlare, non può chiedere aiuto, non può gridare, non può fare nulla. Questo samaritano si rende conto, perché aveva la stessa esperienza, perché anche lui era uno buttato fuori, era uno che non poteva parlare, non poteva dire, non poteva, era escluso dalla comunione del popolo. Questo samaritano, le sofferenze, il suo essere escluso, il suo essere additato, il suo essere disprezzato, il suo essere messo da parte, aveva affinato in lui una sensibilità diversa. Aveva subito riconosciuto dove c'era la sofferenza vera, e tanto non aveva niente da perdere. Ecco, fratelli, già basta per vedere Gesù Cristo in questo samaritano. Colui che è figlio di Dio non ha ritenuto una preda la sua natura divina, il suo essere figlio di Dio, ma ha rinunciato a tutto, dice l'inno alla Kenosis, nella lettera ai Filippesi, ha rinunciato a tutto. Lui, che come dice oggi la seconda lettura, è il principio di tutto, lui che per lui e per mezzo di lui tutte le cose sussistono, esistono, lui per riappacificare gli esseri della terra e quelli del cielo, cioè per riaprire un cammino verso Gerusalemme, verso il paradiso, verso la comunione, per distruggere questa inimicizia che c'è tra noi e gli altri, cioè tra noi che ci crediamo giusti e quelli che riteniamo ingiusti, tra nostra moglie quando noi la riteniamo ingiusta e la facciamo fuori e non muoviamo un dito per lei. Dice, ha dato il suo sangue, lui ha riappacificato col sangue della sua croce, cioè facendosi eretico, facendosi passare per eretico, facendosi peccato, facendosi impuro. Questo è il modo che Gesù, inviato dal Padre, insieme con il Padre, per mezzo dello Spirito Santo, questo è il mezzo escogitato, per dire così, la volontà di Dio, per salvare tutti noi. Non c'era modo, non c'era modo per rompere questo assedio, non c'era modo per uscire da questa prigione della legge, che ci impedisce veramente amare, passare all'altro, quindi essere felice, quindi ereditare la terra, perché ereditarla naturalmente
Cioè vivere già sulla terra, vivere già nel paradiso, vivere già nella terra promessa dove scorre latte e miele. Non c'era altro modo che incunearsi, che passare per questo pertugio che era l'umiliazione, che era lo spogliarsi di tutto e diventare eretico, passare per un eretico, andare a toccare colui il quale era impuro. Non ha avuto paura, ma questo succede sempre in ogni Eucaristia. Il corpo di Cristo che scende sulla tua lingua, quella lingua, quante ne ha dette, quante ne ha fatte? Le tue orecchie che ascoltano la buona notizia sono preparate, l'abbiamo visto di no, abbiamo visto che Gesù Cristo è andato da Matteo mentre stava peccando, non ha avuto paura di toccare le prossime, cioè questo è l'amore di Dio e questo è il prossimo, colui che viene a rompere ogni barriera, viene a rompere ogni linea, viene a rompere ogni accerchiamento legalistico e moralistico e dà compimento alla parola in una maniera sorprendente. Qual è la maniera sorprendente? Portando la legge nel cuore delle persone, visto che le persone la legge non la possono compiere e quindi sono tutti fuori legge, sono tutti tu ed io siamo questo uomo, il levita era quell'uomo, il sacerdote era quell'uomo, per questo non poteva compiere la legge se non secondo la carne. Tu ed io siamo quest'uomo mezzo morto che nulla può fare se non lasciarsi amare, è l'unica cosa che può fare e Gesù lo sapeva. Per questo è diventato samaritano, ha come preso questa nuova immagine, questa nuova identità per così dire, e si è intrufolato in questa sala chiusa, dove nessuno può entrare, dove bisogna fare tantissimi controlli, no? Ebbene, Gesù Cristo è l'unico risultato adatto a toccare quell'uomo e a salvarlo, ad amarlo. Quest'uomo che cosa può fare? Amare. Essere grato. Quest'uomo mezzo morto, che cosa può fare? Il prossimo è lui. La risposta alla domanda di oggi, la domanda che può cambiare la nostra vita, è proprio questa. Il prossimo è Gesù Cristo. Se il prossimo non è Gesù Cristo, tu non avrai nessun altro prossimo. Capisci? Tua moglie non sarà mai tuo prossimo. Tua cugina non sarà mai tuo prossimo, soltanto se Gesù Cristo è il tuo prossimo. Questo significa. E che cosa accade? Metti che tu hai un cancro terribile, in fase terminale, arriva un medico che ha una medicina, innanzitutto ti opera perfettamente, ti pulisce tutto, non lascia neanche un briciolo di cellula malata, e poi una medicina nuova, che appena scoperta, che ti guarisce completamente. Tu che cosa farai nei confronti di quest'uomo, di questo medico? Sarai grato per tutta la vita, gli vorrai bene, gli farai un regalo, lo inviterai a casa, non so, sarai questo, vuol dire? Va e fa lo stesso, cioè cammina nella Chiesa, laddove Gesù Cristo ti porta, laddove dopo aver versato il suo sangue, questo vino, sulle ferite, e il suo olio, cioè lo Spirito Santo, la vita nuova, ti carica sul suo mulo, ti carica su se stesso, ti carica sulla sua carne e ti porta con amore nella Chiesa, ti affida alle cure paterne della Chiesa. Ecco cosa vuol dire va e fa tu fa lo stesso, no va e ama, devi amare tuo padre, devi amare tua moglie. Ma che cosa significa questo? È un moralismo assurdo. Nessuno può amare se non è amato, ma amato veramente, laddove nessuno lo ama, laddove tutti lo sfuggono. Per questo tu non puoi amare, per questo hai bisogno di regole, perché non ti senti amato, perché non ti sei mai sentito amato oltre le regole, quelle che tu infrangi nel segreto, quelle che tu infrangi pubblicamente, e allora allarghi, come tutti allarghiamo, le maglie della regola. Ma, fratelli, la buona notizia è che troviamo un prossimo che ci ama infinitamente, un prossimo che non possiamo non amare, perché chi lo sperimenta nell'Eucaristia, nella parola, nella Chiesa, chi sperimenta questo, il perdono gratuito dei peccati, senza aver potuto fare nulla, senza nessun merito, se non l'amore infinito di Gesù Cristo, questa è l'eredità. Questa è la terra, questa è la vita eterna, fratelli. Allora, chi ha questa esperienza fa lo stesso. Cioè, avrà gli stessi occhi di Cristo, è trasformato da Cristo. Le sue membra sanate saranno le membra sanate da Cristo, quindi le membra di Cristo. Il suo corpo dentro il tuo corpo, la tua carne nella tua carne, il tuo spirito nel tuo spirito. Per questo sei di nuovo nel paradiso, per questo i tuoi occhi verso tua moglie saranno gli stessi di Gesù Cristo. Tu non esigerai niente da tua moglie, da tuo marito, dai tuoi figli, da nessuno. Perché? Perché li vedrai come li ha visti lui. Perché tu sai che eri mezzo morto e non hai potuto fare nulla. E per pura grazia, per puro amore sei stato salvato. Come puoi esigere tu da chi va contro le tue idee?
È mezzo morto se noi vedessimo gli altri, tutti, come dei mezzi morti, e vedessimo nel fratello la nostra vita, la nostra storia. Per questo la prima lettura dice, ma non andare a dire dov'è la parola, dov'è la legge, dov'è è troppo lontana, io non posso compiere. No, è sulle tue labbra, è sulla tua bocca, perché Cristo è in te, perché Cristo ti ha toccato, ti ha fatto una sola carne e ti ha portato nel seno benedetto della Chiesa, laddove Lui stesso è stato generato e dato alla luce. Questo è il cuore di questo Vangelo, questa è la misericordia.